Allora, stavamo vedendo come, diciamo, un momento molto coinvolgente, ecco, questo suppongo che visto da una gestante sia, diciamo, un filmato molto coinvolgente. Ecco, tutto quanto quindi è un po' il miracolo della creazione, per usare un pochettino un cliché. Però non sempre poi, quando avviene la nascita tanto attesa, al momento del parto, poi tutte le cose vanno bene. E quindi vorrei chiedere alle psicologhe che cos'è la depressione postpartum e se vista che incidenza ha e come, diciamo, si può prevenire. Dottoressa Bellini. Viene chiamata spesso così, anche se in realtà parliamo di un momento che la donna può avere di uno stato umorale, ovviamente un tono umorale molto basso. Sì. È fisiologico, perché comunque c'è, come abbiamo già detto, c'è una rivoluzione nella sua vita e nella vita di coppia, e deve far fronte a determinati compiti che prima non conosceva, ovviamente. Certo. Sono due cose diverse. La depressione postpartum, certo, è una forma di, certo, patologia, una forma psichiatrica, di patologia, direi, certo, no, molto grave. Sì. Ma fortunatamente è anche piuttosto rara. Rara, non sempre. Il problema è che magari, ecco, nella timore, perché è noto come, certo, diciamo, come patologia, nel timore che magari si verifichi questo, viene scambiata quello che invece, come diceva lei, certo, un momento fisiologico di riassetto, di riordino un pochettino di tutta la vita che, certo, provoca comunque un nuovo. E quello, ecco, quindi, diciamo, si tratta un pochettino anche di tranquillizzare, no? Certo, non a caso noi facciamo degli incontri nel postparto, appunto per rassicurare queste donne nei momenti che avverranno, no? Certo. Quindi la possibilità di condividere, di confrontarsi con altre donne, certo, e con degli specialisti. E allora alla dottoressa Bressanin vorrei chiedere questo: il momento in cui quindi la famiglia si completa con la nascita del neonato, con la nuova presenza, quindi si tratta un pochettino poi di riorganizzare il tutto, ecco, lì c'è un momento di difficoltà, perché subentrano dei problemi nuovi, non visti. È bene che questi aspetti, ecco, vengano un pochettino già preparati e vengano un po'. E qual è poi anche in questo il ruolo della figura maschile? Bisogna preparare appunto la coppia a questo sconvolgimento. Certo. Preparare vuol dire intanto dire loro che sarà un momento difficile, che ci sarà un momento di crisi e che questo è normale. Perché sappiamo che questo è rassicurante, devo dire che questo è normale, l'hanno avuto, sì, tutti, per cui magari questo rincuora. Normalizzare a volte può essere molto d'aiuto, perché proprio fa parte del ciclo di evoluzione della coppia e della famiglia, il fatto di arrivare a dei momenti di crisi, certo, che poi vanno superati per passare a uno stadio superiore di, certo, nuovo equilibrio. Certo. E quindi con l'aiuto dell'ostetrica diamo proprio alla coppia delle informazioni pratiche, del tipo: arrivate a casa e vi consigliamo di fare questo, sì, poi ovviamente sta alla persona, ovvio, scegliere come nella fare. Libertà, ma comunque insomma le istruzioni, le prime istruzioni è bene darle, sì, perché dopo una volta che sono uscite dalla struttura e vanno a casa, è bene lì adesso insomma devono poi snocciolarsela da sole. Assoluto. Dottoressa Lombardo, il ruolo dell'ostetrica una volta che il bambino è nato, come si continua poi come consulente, come aiuto, come riferimento per la coppia con il figlio? Beh, da un punto di vista proprio tecnico, generalmente la donna e anche la coppia, perché i primi giorni in genere sono a casa insieme, sono molto focalizzati sul benessere del bambino, quindi sull'aspetto nutrizionale. Certo. E quindi lì prima con una fase informativa, ma poi proprio molto molto pratica, sì, proprio un messaggio rassicurante, perché purtroppo c'è ancora una cultura del quanto mangia e mangia, sì, abbastanza, i ritmi del sonno, quindi prevalentemente è un aspetto molto pratico, certo, però su questo aspetto pratico, quindi su questo incontro molto tecnico, in realtà comincia a esserci un momento di apertura, perché lì a 15 giorni dal parto, a 3 settimane dal parto, se c'è qualche cosa che non funziona, non tanto da un punto di vista tecnico, ma si è
emerge veramente quello che è il problema emozionale della donna. Certo. E alle volte si trova proprio l'uomo che non ha, alle volte si trova proprio l'uomo che tende a non capire, ma il più delle volte si vede l'uomo che non ha strumenti sufficienti per stare vicino a questa donna che comincia un po' a toccare tanto con mano qual è la prima realtà della maternità. Poi questo senso di responsabilità nuova che incombe un po' più sulle spalle, insomma, della mamma, e ovviamente che deve essere un pochettino alleggerita dal ruolo paterno. Certo. Quindi, insomma, i consigli iniziali sulle cose da vedere, sullo stato di salute del bambino, rassicurare, immagino, tante apprensioni che magari saranno anche talvolta un po' in eccesso, ma insomma si sa. Ma su questo, insomma, il ruolo dell'ostetrica è importante. Sì, ecco. Sì. È un accompagnamento proprio, l'ideale sarebbe da un prima a un dopo, un punto unico di riferimento, perché tendenzialmente si va a sentire tante voci e nella mente c'è tanta confusione, quindi se c'è un punto di riferimento continuativo nel tempo, io credo che l'ostetrica sia uno delle figure più adatte. Sì, certo. Ecco, dottoressa Bressanin, diciamo, secondo lei la differenza culturale è importante nell'approccio che ha la donna alla maternità o della coppia, oppure può essere ininfluente? Secondo me è molto importante, nel senso che ogni cultura porta con sé un bagaglio di... Sì, no, mi riferivo, ecco, così magari mi può rispondere più. Beh, diciamo, il parto è una cosa connaturata con il genere umano, insomma, come per tutti gli altri animali. Ecco, per cui là volevo mettere a confronto la saggezza, tradizionale, quella proprio di specie che noi abbiamo, con invece la sovrastruttura culturale. Ecco, queste due cose qui si accompagnano oppure talvolta sono in conflitto? Penso che talvolta siano a conflitto, perché quando nasce un bambino proprio sarebbe importante che la donna si liberasse un po' di tanti precetti, di tanti cose acquisite e dette, perché molto spesso la risposta la sa solo la donna. Sì. E quindi magari tornare ad una forma di naturalezza, di istinto, che è quello poi che guida un po' tutta la maggior parte delle fasi di questo processo che porta quindi poi alla nascita di un nuovo essere. Ci fermiamo ancora per qualche istante per dare la linea alla regia, ma torneremo fra poco. State con noi. Così accoglienti da sentirti a casa. Così specializzati da rispondere ad ogni tua richiesta. Così avanzata da non lasciare nulla al caso. Così sofisticata da sembrare semplice. Così attenti da costruirti un ambiente su misura. Così piccoli da chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Clinica Dentale, a Torri di Quartesolo e Grancona. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Quando i bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno dammi la mano, perché mi lasci solo. Da soli non si può,
senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce almeno loro, fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, e proprio quando piove i bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia. Non esistono regole fisse? Anche questo è estremamente particolare per ogni donna. Ci sono alcuni segni che ti possono indicare che il bimbo nascerà presto. Alcuni di questi, come la perdita del tappo mucoso, i dolori mestruali o del basso schiena, possono manifestarsi anche alcuni giorni prima. Eccoci rientrati in studio, stiamo parlando a salutaria di accompagnamento alla nascita. Abbiamo visto dai filmati come alcune indicazioni, alcuni consigli, una formazione sia necessaria per le coppie. Quindi veniamo diciamo al servizio Le culle crescono. Ecco, come funziona il servizio? Due coniugi che hanno intenzione di avere un figlio vengono da voi e lì iniziano un percorso, ci sono dei servizi speciali, dottoressa Bressanin. Sì, c'è la possibilità allora di accedere ai corsi di preparto, di accompagnamento alla gravidanza. Sì. Che sono tenuti da me e della mia collega e insieme a Francesca, l'ostetrica. Sì. E in questi corsi c'è l'aspetto più didattico, informativo, sì, e poi un aspetto proprio emozionale che viene favorito, sì, e più di lavoro di gruppo, diciamo. Sì. E poi c'è la possibilità di continuare dopo il parto con dei gruppi di mamme che sì, vengono con i loro bambini e che possono confrontarsi, scambiarsi delle esperienze, domande, dubbi con qualcuno di voi che diciamo modera la discussione. E in parallelo ci sono i corsi di massaggio neonatale che attiviamo. Seguiamo la famiglia dalla nascita del figlio fino ai 18 anni con degli incontri di sostegno alla genitorialità. Noi abbiamo dei contatti attraverso il nostro sito internet oppure attraverso la pagina Facebook, sempre sì, digitando Le culle crescono, sì, e abbiamo dei deplia informativi che sì, ovviamente sono nei posti pubblici, certo, eppure ci sono anche medici o farmacie che sono a conoscenza appunto di questo servizio. Okay. Per i bambini abbiamo attivato dei laboratori o psicomotricità, sì, o di laboratori espressivo creativi proprio per promuovere la comunicazione, le emozioni e quant'altro. Sì. Ecco, allora tornando un attimo al momento magico del venire all'esistenza di un neonato, quindi ci sono degli accorgimenti, c'è anche diciamo una gestione del benessere proprio fisico del bambino, ecco, c'è anche un modo come tenerlo, come trattarlo. Qui magari l'ostetrica, la dottoressa Lombardo, può dare qualche consiglio importante, no? Infatti dopo la primissima fase dove la donna è molto concentrata sull'alimentazione del bambino, un buon stare con il bambino, perché questo manca molto, gli strumenti per stare, le donne sono molto proiettate sul fare, lo devo cambiare, lo devo fare questo, quest'altro, ma non riescono molto a stare ferme sul bambino, quindi ecco che il massaggio per esempio neonatale, che è un corso breve, non è molto lungo, ma aiuta da una parte il bambino proprio nel pregio che ha il contatto con la mamma e per lo sviluppo anche neurologico dello stesso bimbo. E è un modo per conoscere il bambino, quindi conoscerlo nei tempi, e offre sempre occasione alle mamme, perché fatto in gruppo, di aprirsi, di confrontarsi, certo, quindi di far emergere anche problemi successivi, per esempio da una prima fase di alimentazione stretta, poi sì, comincia a pensare allo svezzamento, allora ecco che vengono nuove esigenze di incontrarsi, certo, su temi specifici. Certo. Beh, allora vediamo magari qualche immagine su del momento topico determinante, che è magari il primo bagnetto che si fa al neonato. Thank you.
immagini molto tenere e diciamo riprendiamo la discussione in studio. L'attività quindi delle culle crescono è formativa, quindi corsi diciamo di preparto, preparazione al parto, preparazione poi alla nascita, i consigli di base, poi che altro fa al vostro servizio? Dottoressa Bressanini. Seguiamo, come dicevamo, seguiamo le mamme in gruppo. Sì. E, infatti il prossimo appuntamento sarà l'11 settembre alle 9:30. Incontriamo le mamme e queste, noi la chiamiamo colazione tra mamme a tema, nel senso che parleremo del sonno del bambino e quindi così in un ambiente informale le donne possono confrontarsi e avere... Le inviterete dove? In una... Sì, nel vostro centro okay. Si trova in piazza Lanzè di Quinto Vicentino. Sì. Il servizio che fa la vostra organizzazione delle culle crescono è quanto mai opportuno. Adesso ci sono magari, la tecnologia è molto più sofisticata, però magari la fragilità femminile e della famiglia in generale, la preparazione a mettere insieme molte volte il lavoro del papà, della mamma, che talvolta insomma è pur necessario, con la gestione familiare magari richiede un'attenzione adeguata ai nostri tempi. Per cui insomma le persone che hanno la necessità o semplicemente anche la curiosità, la voglia di fare una formazione consapevole per la maternità e per la genitorialità può rivolgersi quindi al vostro servizio. Ecco, con questo ringrazio le ospiti di questa puntata in cui abbiamo parlato e focalizzato il tema di Salutaria sull'accompagnamento alla nascita e quindi ringrazio la dottoressa Bressanin Chiara, che è una psicologa, psicoterapeuta, la dottoressa Bellini Silvia, anch'essa psicologa e psicoterapeuta, e sono le due referenti del servizio Le Culle Crescono, e la dottoressa Francesca Lombardo, che è una collaboratrice del servizio ed è una ostetrica. Grazie, e con questo saluto i telespettatori e dando loro appuntamento per Salutaria su Telechiara dalle 16:30 alle 17:30 ogni lunedì e per Salutaria Focus in TVA Vicenza al giovedì dalle 22:05. Con questo è tutto e vi auguro felice notte. Così accoglienti da sentirti a casa. Così specializzati da rispondere ad ogni tua richiesta. Così avanzata da non lasciare nulla al caso. Così sofisticata da sembrare semplice. Così attenti da costruirti un ambiente su misura. Così piccoli da chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Clinica Dentale, a Torri di Quartesolo e Grancona.